Bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Video di oggi sarà un video haul. Ve l'avevo detto che avevo messo da parte un po' di cosine per potervi fare i video almeno, di modo che riesca poi a mettere a posto tutto, perché veramente ho la stanza invasa da pacchi e pacchetti. Quindi bando alle ciance di nuovo e vi mostro subito che cosa ho preso. Allora, sono stata veramente incuriosita dalla linea di Natale di Sephora, perché mi piacevano veramente un sacco di cose. Quindi partiamo subito nel farvele vedere. Allora, intanto, allora, vi ho messo praticamente i prodotti di Sephora tutti insieme, nonostante io ci sia andata più volte, e partiamo dall'acquisto che ho fatto a Milano. Sono stata a Milano per un corso della mia azienda e mi sono trovata in centro, perché comunque dovevo stare più giorni a Milano, e quindi ovviamente ho voluto fare un giretto e ho preso due o tre cosine, ve le mostro subito. Allora, ho speso 56,97 euro la prima volta che sono andata su, e ho preso, allora, di Too Faced. Questi sono i prodottini che ho trovato nel banco cassa. Di Too Faced ho preso il Lip Injection Extreme, che è praticamente il lip plumper di Too Faced, che è questo qui. Ecco qui. Allora, sembra veramente buio, perché fuori, nonostante siano le 11 di mattino, sembra siano le 7 di sera, perché c'è un tempo da lupi fuori. Ha piovuto due giorni, tantissimo. Oggi un'altra giornata veramente pessima. Non sta ancora piovendo, o forse sta iniziando a piovere molto bene. Ok, Lip Injection, eccolo qui. Classico, ho utilizzato sempre quello di Lancome, di Dior. Ho voluto provare questo, l'ho pagato 14,50 euro perché ero curiosa. Effettivamente un po' di volume lo dà, non eccessivo, però magari toglie leggermente quelle piccole rughettine, le riempie leggermente e ci piace. Poi ho dei capelli assurdi. Allora, ho preso della linea di Tony Moly questi fantastici eye patch a forma di pandino. Quindi si metteranno sugli occhi e avranno il disegnino del panda. Adoro tutta la linea di Tony Moly, veramente l'adoro. E appena li ho visti ho deciso di prenderli per provarli. E questo l'ho pagato 3,50 euro, e ne ho presi due perché uno l'ho regalato a mia sorella. Poi ho preso, allora, due prodotti di Huda Beauty. Sono andata praticamente su con la convinzione di trovare la nuova palette, ma purtroppo non l'ho trovata, perché il giorno in cui è uscita era già sold out, e quindi niente, me la comprerò appena sarà possibile tornare su, o comunque dal sito a questo punto. Ho preso però un paio di ciglia finte, che sono in particolare queste qui, sono belle lunghe, belle folte, si chiamano Giselle e sono le numero 1. Mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di provarle, e queste le ho pagate 17,90 euro. Come ultimo prodottino ho preso un liquid matte sempre di Huda Beauty, di questa colorazione qui,
sono tutti matte, sono fantastici. In particolare ho preso Trophy Wife, la colorazione, quindi ci piace moltissimo. Non vedo l'ora anche questa di provarla, non ho provato ancora nulla delle cose che ho acquistato. E questa l'ho pagato 23,90 €. Poi avevo, vabbè, uno sconto, avevo finito lo sconto del 20 che mi era arrivato della tessera gold, e quindi avevo solo un 10%, quindi mi ha fatto un 10% di tutti quelli che avevo, e quindi ho risparmiato pochissimo, però comunque qualcosina ho risparmiato, vabbè. Quindi il primo giro, primo regalo, vabbè, mi hanno regalato due le illuminanti praticamente di Glam Glow, ecco qua, due campioni me li hanno regalati lì. Poi sono stata di nuovo da Sephora e ovviamente ho preso, ci sono due sacchettoni giganti. Allora, sono andata specialmente da Sephora ultimamente per il loro calendario dell'avvento, perché appena l'ho visto su su Facebook, perché una ragazza mi pare che avesse pubblicato tutte le anteprime del Natale, e quindi ho deciso di prenderlo perché adoro i calendari dell'avvento, adoro qualsiasi cosa. Quindi, oltre ovviamente il calendario dell'avvento, che spero che arrivi anche nel negozio da me, comprerò anche quello e li adoro. Quindi più calendari dell'avvento ho, meglio è. Quindi il primo è questo, poi è tutto rosa, è fantastico. All'interno ci sono tutti i loro prodotti Sephora, vedo che ci sono le maschere, i cubetti effervescenti, ci sono i bagnoschiuma, cosa c'è questo? C'è l'eyeliner, lo smalto, il matitone, matitoni, matite labbra, matite occhi, salviette deodoranti, rossetti, ombretti, fard, vabbè, c'è un po' di tutto. Quindi questo è il mio calendario dell'avvento, poi adoro perché ci sono le volpi, sono veramente veramente contentissima di questo acquisto. Quindi questo è, aspettate che volevo vedere se avevo e trovavo lo scontrino, che magari vi faceva anche comodo sapere i prezzi, forse no. Questo è ancora un altro, no. Ragazze, perdonatemi, ovviamente lo scontrino non ce l'ho, niente, non ce l'ho. Quindi abbiate pietà di me, se volete i prezzi ve li scrivo tutti nell'info box. Primo, quindi, il mio calendario dell'avvento, che non vedo l'ora che sia il primo di dicembre per poterlo aprire. Poi ho preso, penso da regalare, ora devo decidere un attimo se regalarlo o tenerlo per me, il kit di maschere. All'interno ci sono 2, 4, 6, 7 maschere. E troviamo una maschera per i capelli al cocco, di quelle notte da mettere sui capelli, insomma quelle nuove. Poi ho una maschera per il viso all'alga. Poi ho una maschera per il contorno degli occhi al tè verde. C'è una maschera, ci sono i patch da mettere sul naso, quindi i cerottini per il naso. Una maschera per le labbra, una maschera per le mani e una maschera per i piedi. Quindi qua ho tutto un kit di bellezza che posso utilizzare, e non mi ricordo effettivamente, ragazzi, i prezzi, veramente ve li metto sotto nell'info box, scusatemi, perché non ho più lo scontrino, non so che fine abbia fatto. Quindi set di maschere che vorrei tenere per me. Ora vedo se volessi regalarlo, magari me lo vado a prendere anche per me, perché le loro maschere, lo sapete, le adoro, continuo a comprarne, e quindi me lo comprerò sicuramente. Poi ho preso di Urban Decay, ecco qua, un eyeliner in glitter di questa colorazione blu, fantastica, blu verde, adorabile, e praticamente si chiama Spandex. Ecco qua,
E sono appunto questi glitterini che tendono al blu. Sembra un po' boh, il cielo, l'universo, non lo so. La coda della sirena, non lo so. Sono veramente, appena li ho visti, ho voluto prenderli perché io amo il glitter, lo sapete. Poi ho preso. Allora, aspettate che metto poi tutto in un sacchetto così. Allora, qui ho un catalogo di Tiger. Poi ho preso una crema per i piedi, ecco qua, questa mascherina qua per i piedi, alla mandorla, almond, sono le mandorle mi pare, sì, alle mandorle, per i piedi, quindi la utilizzerò. Poi ho preso un profumino di quelli da tenere in borsetta, di quelli solidi, di Tony Moly. E questa qua, la fragranza è al frutto, ai frutti, è quello arancione e si chiama Momo Fruity. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qui, è fantastico. E ovviamente c'è il profumino solido che si tira su e si tira giù, e quindi quelli sono comodi se si è in giro per profumarsi. Poi ho preso scusate l'interruzione, mi avevano suonato alla porta. Allora, proseguendo, ho preso un'altra maschera di queste qui all'argilla, e in particolare ho preso la detossinante ossigenante, che è questa blu. Ecco qui. Anche queste sono curiosa di provarle, non ho mai provato una maschera all'argilla, sono curiosa e quindi non vedo l'ora di provarla. Quella la so, costa 5,90 euro, sì, 5,90 quella lì, bene, molto bene. Poi ho preso questa fantastica luce a forma di volpe. Allora, questa mi pare che costasse 10 euro ed erano praticamente sono le lampade, cioè comunque è l'oggetto che vendono da che sia Sephora che ha, per praticamente dare i soldi in beneficenza, mi pare. E l'anno scorso non mi ricordo che cosa avessero, però quest'anno avevano questa fantastica volpina. È deliziosa, è una lampada, quindi la metterò sul comodino insieme alle altre mie, lampade. L'adoro, non vedo l'ora di metterla adesso appunto che vi ho fatto il video, non vedo l'ora di metterla sul mio comodino. Poi, della stessa linea, sempre delle cosine di Natale, ho voluto prendere, e non, ditemi che non è una delizia, questa fantastica maschera per gli occhi. Allora, io sono una di quelle che la maschera per gli occhi non la mette mai, però le continuo a comprare, quindi ho quella a forma di panda, quella con unicorno, quella con questa qui. Veramente, cioè, ne ho milioni e milioni, ma non le utilizzo mai. Ma questa veramente non vedo l'ora di metterla, perché, cioè, è veramente fantastica, l'adoro. Bene. Poi, vediamo un po'. Ho preso, sempre della linea di Natale, il travalo, diciamo, della linea di Sephora. Ecco qua. È tutto rosa con le stelline. Quindi l'ho voluto prendere perché il mio ormai era un po' vecchiotto, poi questo qua, essendo rosa, appunto l'ho voluto prendere, e lo riempirò ovviamente con il mio fantastico Hypnotic Poison, che adoro e lo metto ovunque, e appunto lo inserirò anche nel travalo. Poi ho acquistato, vediamo un po' se non riusciamo a far casino, di Make Up For Ever un gel scintillante liquido, ed è lo Starlit Liquid numero 03. Oh, vediamo un po'. Ok,
ed è veramente un colore fantastico. Questo, più che metterlo sulla palpebra, su tutta la palpebra, diciamo, l'ho pensato magari con una base scura sulla palpebra mobile e poi questo centrale. Diciamo che ha praticamente lo scovolino come se fosse uno smaltino. Quindi io solitamente, io questo l'ho già provato, l'ho messo sul dorso della mano e poi con un pennellino sono andato a picchiettarlo appunto sulla parte centrale dell'occhio, proprio per dare la brillantezza nella parte centrale con sotto un ombretto scuro. In quel caso lì non avevo utilizzato un nero né un marrone, ma avevo utilizzato un prugna, un borgogna, ecco, sì. E quindi picchiettato poi con il dito o con un pennello, l'effetto era fantastico, quindi anche questo ottimo ottimo acquisto. Come acquisti, l'ultima cosa che ho preso è il matitone di Benefit, il Boeing Erase Case. Ecco qui, lo apro con voi per la prima volta, ancora io non l'ho aperto. Sapete che tutte queste cose di cancelleria, cioè è fantastico questo matitone. Bene, dove all'interno appunto ci sono tutti i correttori di, ci sono dentro i correttori di Benefit. Ecco qua. C'è il kit completo con tutti i correttori. Abbiamo il... aspettate. Il, sì, sono tutti correttori. Sì, sono tutti correttori. Ottimo. Quindi anche questo, sono comodi perché sono piccolini, si possono portare in borsa, si possono portare dietro. E anche questi non vedo l'ora di provarli. Ma io questo affare qui l'ho preso solo ed esclusivamente per avere il matitone, questo qui. Quindi è fantastico. Poi gentilmente la ragazza mi ha omaggiato di un po' di cosine. Allora, per prima cosa, allora vediamo un po'. Per prima cosa mi ha regalato due prodotti di Make Up For Ever, due mini taglie. Uno è il Excessive Lash ed è il mascara di Make Up For Ever, e invece qui mi ha dato la matita, quella trasparente, per le bordature, diciamo, sì, è trasparente, sempre di Make Up For Ever. Anche questa è una mini matitina, però è sempre utile avere appunto queste mini taglie per la borsetta. Poi mi ha dato uno scontrino, mi ha regalato di Sephora il fondotinta Perfection 10 ore, eccolo qui, nella colorazione Claire. Poi mi ha dato una cremina, questa è per pelli sensibili, senza parabeni, silicone, senza alcol, è ipoallergenica, della linea Rexaline Derma. Ecco qua, mi ha regalato questo campione. Poi mi ha regalato di Estée Lauder il pacchettino con all'interno l'Advanced Night Repair, che praticamente non è altro che il complesso di riparazione, è il siero numero 1 per quanto riguarda Estée Lauder, dove praticamente riduce, questo siero riduce i segni dell'invecchiamento, rende la pelle molto liscia, giovane e luminosa, quindi è ottimo e si applica ovviamente prima della crema idratante. Poi mi ha regalato una fragranza in stick, diciamo, e questa qua in particolare in stick, mi pare di sì, no, è spray, una fragranza, e questa qua è di Prada Candy, quindi anche questi sono comodissimi da tenere in borsa perché sono piccolini. E poi mi ha regalato, allora, per prima cosa la pochette, una pochette di Gucci, della linea di Gucci Bloom, mi ha regalato. Allora la apro con voi perché ancora non l'ho aperta.
Ma è carinissima. Io pensavo fosse con i colori del... questi colori qua, che non è che la stampa mi piaccia tantissimo. Invece è rosa in raso. È bellissima, fantastica. Io le adoro le ragazze. Ultimamente le ragazze di sé... Ah, all'interno ha la stampa. All'interno c'è la stampa appunto della scatola del profumo. Allora, ultimamente ci sono due ragazze fantastiche nel punto vendita dove vado a comprare da Sephora e mi ci trovo benissimo e loro sono veramente veramente deliziose, veramente tantissimo. Come ultima cosa mi hanno anche regalato una pochettina di Dior. Oh, è fantastica. Sì, qua mi cade tutto, non fateci caso. Queste sono ovviamente da tenere in borsa. Qua sopra ha la scritta Dior. È tutta rosa, è un rosa confetto. È bellissima, veramente, veramente bellissima. Le adoro, adoro tutto quello che mi hanno regalato, davvero. Sono felicissima. E niente, quindi, questo è tutto quello che ho acquistato da Sephora. Sì, direi di sì. Quindi niente, io mi raccomando, commentate qui sotto, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti che ho acquistato, fatemi sapere che cosa ne pensate e io vi saluto. Questi capelli, ragazza, è assurdo, cioè questa umidità che ho i capelli brutti. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, io vi mando tanti baci e ci vediamo alla prossima, ciao!